tutti e benvenuti in questo nuovo video che sarà un vlog, weekly vlog, ancora non so bene come chiamarlo perché non so quanto registrerò di questi giorni. Comunque ho deciso di iniziare a vloggare oggi che è giovedì perché intanto stamattina mi sto preparando perché devo andare finalmente dalla parrucchiera, infatti devo rifare il colore ai capelli perché sono cresciuti tantissimo, quindi come vedete praticamente il biondo ormai c'è solo qui alla fine e siccome vorrei anche tagliarli un pochino, quindi devo ovviamente riprendere anche il colore un po' qua, anche perché comunque per l'estate mi piace schiarirli sempre un pochino. Anche se devo dire che in realtà sono sempre indecisa perché l'estate scorsa li avevo fatti più scuri, invece diciamo l'ultima volta che ho fatto il biondo è stato a ottobre. Quindi avevo ripreso un pochino il biondo, non lo so, sono sempre indecisa. Un periodo vado per i capelli più chiari, un periodo vado per i capelli più scuri. Comunque per adesso mi convince di più il biondo. Ho potuto prendere l'appuntamento stamattina perché ho finalmente dato l'esame di cui vi parlavo nello study vlog, cioè la seconda parte di diritto processuale penale, quindi procedura penale, l'ho dato ormai 10 giorni fa, no, 9 giorni fa, è andato bene per fortuna, anche se l'esame doveva essere la mattina, siamo arrivati lì con l'ansia, pronti per fare l'esame, invece ci hanno detto tornate stasera perché stamattina non possiamo fare l'esame, quindi mi sono portata l'ansia che avevo dalla mattina fino alle 5 del pomeriggio. Pensavo fosse un segno per non dare l'esame, perché come vi avevo detto non ero sicurissima di darlo, invece poi diciamo negli ultimi giorni li ho sfruttati bene per fare un bel ripasso e quindi l'esame è andato molto bene. Ed era il mio penultimo esame, quindi tra qualche giorno inizierò a preparare il mio ultimo esame dell'università. Ancora non ci posso credere, mi sembra stranissimo. L'ultimo esame ce l'ho più o meno a metà luglio, quindi comunque ho ancora un po' di tempo. È un esame da 6 crediti di cui li ho scelta, quindi diciamo che quello più tosto e più difficile ovviamente era quello che ho già dato. Quindi diciamo che mi sto godendo un po' questi giorni di riposo dallo studio, meritati. Per questo infatti questo weekend poi andrò un pochino nella mia casa al mare, sperando che faccia bel tempo, anche se in realtà le previsioni non sono troppo rassicuranti, però comunque per me anche andare solo lì, fare una passeggiata al mare, rilassarmi, prendere il sole nel mio giardino è già tantissimo, quindi ne ho proprio bisogno. In realtà domenica e lunedì andrò al mare e quindi vorrei vloggare un pochino anche quelle giornate, perché devo dire che io ancora comunque non ho fatto praticamente nemmeno una giornata intera al mare. Sono andata forse una settimana e mezza prima del mio esame, ma diciamo per qualche oretta, giusto per prendere un pochino il sole, non ho fatto nemmeno il bagno perché c'era l'acqua era comunque freddissima e non c'era proprio caldissimo. Quindi non volevo rischiare di ammalarmi. Spero di farlo questo weekend, non lo so. Voi state già andando al mare, o meglio, se avete il mare ovviamente vicino. Almeno da questo punto di vista sono fortunata perché qua in Sardegna il mare è praticamente bellissimo ovunque. Comunque il programma di oggi, a parte ovviamente andare dalla parrucchiera stamattina, devo andare abbastanza tardi perché l'appuntamento è alle 11, quindi spero di non tornare a casa troppo tardi, perché comunque di solito per fare il colore ci metto sempre un pochino. Dovrei andare in equitazione stasera e poi penso che dovrò vedermi con i miei amici per vedere insieme la partita dell'Italia e cenare insieme. Penso che questi siano i programmi. Ok, make-up terminato, è veramente semplicissimo il mio solito make-up, ovviamente capelli non li sistemo, ci penserà la mia parrucchiera. Finisco di vestirmi e usciamo. Pronta per andare, outfit veramente molto semplice, ho messo le Campus Verdi, questi pantaloni beige in lino e questa magliettina verde. Quindi direi che sono pronta per andare, questo è il prima, ci vediamo con il dopo. Il risultato finale,
Vi metto anche una foto qua, così si capisce magari meglio. Però abbiamo semplicemente ripreso un pochino il biondo e abbiamo anche spuntato un pochino e ripreso la scalatura. Devo dire che sono davvero molto contenta. Ovviamente, come sempre, ho finito tardi, quindi appena tornata a casa ho subito pranzato. Adesso mi sto riposando un pochino e poi mi preparo per andare in equitazione e purtroppo appena torno dovrò di nuovo lavare i capelli, quindi salutare questa piega mossa che mi piace tantissimo. Bene, io sono andata in maneggio, tornata a casa, ho fatto una doccia al volo e adesso mi sono preparata per andare a cena a casa di amici, così mangiamo insieme e vediamo la partita. Quindi ho riproposto lo stesso outfit di stamattina, perché comunque bianco, verde, un po' ricorda i colori dell'Italia. E nulla, sto morendo di fame, quindi let's go. Buongiorno, oggi è sabato. Io ieri non ho vloggato perché insomma era una giornata abbastanza tranquilla, quindi ci siamo lasciati con la cena di giovedì più partita dell'Italia. Non ho vloggato, non ho filmato tanto perché mi sono anche dimenticata di filmare, però ero con i miei amici, quindi insomma abbiamo cenato, guardato un po' la partita e passato un po' di tempo insieme. Sarà una mattinata impegnativa perché devo fare diverse cose. Infatti intanto devo lavorare sulla tesi, perché non me ne ho parlato quando mi stavo preparando giovedì, però ovviamente oltre all'esame sto anche scrivendo la tesi. Non penso di essere ancora a buon punto, sinceramente il tema tesi è molto delicato perché lo trovo tanto difficile scrivere la tesi, anche se comunque è un argomento che mi interessa, una materia che mi sta piacendo. Quindi appunto stamattina devo fare un po' una revisione del primo capitolo, perché l'avevo già mandato al professore e mi ha detto appunto di modificare alcune cose, quindi mi sto occupando di quello. Quindi stamattina revisione tesi, poi devo fare la valigia per partire domani e vi volevo fare anche un haul di alcune cosine che ho comprato per insomma più estive, ad esempio costumi. Quindi quello, poi devo anche farmi la ceretta perché ieri ho fatto le gambe, oggi invece devo fare le braccia, quindi spero di fare in tempo stamattina. Quindi direi di iniziare subito perché le cose da fare sono tante, devo anche un pochino sistemare la casa perché sono a casa da sola questi giorni. Devo un po' fare i piatti, passare meglio l'aspirapolvere, adesso vediamo cosa riuscirò a fare, magari qualcosa lo farò anche stasera. Se avete qualche consiglio utile riguardante la tesi, lasciatemelo nei commenti, mi aiutereste tantissimo perché non lo so, è un'esperienza particolare quella di scrivere la tesi, secondo me. Sono pronta per fare la valigia, ho finito di lavorare alla tesi per stamattina, però come vi dicevo prima volevo farvi vedere alcune cosine che ho preso un pochino per appunto l'estate, quindi un mini summer haul, e inizierei proprio dai costumi. Ne ho presi tre da Tezenis, sono appunto i nuovi. Ho preso intanto questo marrone, devo tagliare le etichette, che ha un po' le stile costine. Mi piaceva molto soprattutto la tonalità di marrone e poi ho preso per la parte di sopra il triangolo semplicissimo, che ha comunque le coppe imbottite, però l'imbottitura si può togliere. Poi ho preso anche questo bellissimo, che è quello che è dorato, però con questo tessuto appunto si vede un po' riflettente. Mi piace molto anche questo colore, questo con l'abbronzatura secondo me starà benissimo, ancora sono un bel po' bianca quindi non rende tantissimo, però con la pelle abbronzata secondo me questo è perfetto.
questo così, stessa cosa appunto la parte di sopra. Triangolo lo trovo più comodo sia perché è più versatile, perché si può mettere ad esempio, si può legare al contrario e si possono fare insomma delle cose più carine, sia perché diciamo che lascia meno segni diciamo della abbronzatura. Ultimo, ho preso anche questo azzurro, questa è la parte di sopra, che non mi convince tantissimo perché è proprio senza imbottitura, cioè semplice tessuto. Però comunque carino, ho indossato ed è fatto con questo tessuto un po' in stile spugna, anche se non è proprio in stile spugna. E ovviamente sempre la parte di giù fatta così, un po' più sgambattina questa rispetto alle altre. Però è comunque molto carino e appunto sì, questo è il tessuto. Adesso devo togliere le etichette e decidere quali portarmi, se portare tutti e tre oppure... solo alcuni. Ho preso un copricostume, questo l'ho preso su Vinted, quindi in realtà non so dirvi di che brand fosse. Ah, di Shane. Fatto così, quindi si lega al collo, è corto, comunque un po' beigeolino, trasparente, mi piaceva anche il dettaglio della schiena. Un altro laccetto dietro. Veramente semplicissimo, però secondo me molto, molto carino. Poi ho preso due prodotti per il mare. Ho preso intanto la crema solare per il viso, perché ormai quella dell'anno scorso sta scadendo, ed è questa di La Roche-Posay. Ho voluto prendere quella spray 50+. Non avevo mai provato la protezione spray di La Roche-Posay, quindi sono molto curiosa. Secondo me è comoda, soprattutto anche per riapplicarla al mare, così non dovete stare con le mani comunque che sono sporche di sabbia, di salsedine, eccetera. È più semplice da riapplicare, dovrebbe essere, sperando appunto di non bruciarmi perché magari salto qualche parte. Però mi piaceva molto. Sono curiosa anche di sapere se si può applicare anche sopra il make-up. E poi ho preso un olio super abbronzante. Ovviamente ho sempre la protezione per il corpo 50. In teoria, se messo comunque sopra la protezione solare ci si dovrebbe abbronzare di più, però sempre si è sempre protetti. Questo qui l'ho trovato al supermercato in offerta e l'ho voluto prendere. Soprattutto questi mi piacciono perché hanno un profumo davvero buonissimo. Proprio mi ricordano il mare, le vacanze. E poi, ultima cosa, che in realtà non c'entra molto con l'estate, o forse sì per il colore, ho ordinato questa borsettina da un sito che non mi ricordo assolutamente come si chiama. Emanuela De Lucci, l'ho trovato sull'altro social, non so se si può nominare. Ho visto la pubblicità e stavo cercando proprio una borsa bianca per l'estate, e questa secondo me è super carina, soprattutto perché si può portare sia così, quindi comunque è comoda, è molto capiente, non sembra, però in realtà ci sono davvero tante cose. E poi non avevo una borsa bianca, e secondo me per l'estate con l'abbronzatura eccetera il bianco ci sta davvero bene, quindi per questo weekend voglio utilizzare questa borsa. Adesso prima facciamo la borsa del mare, utilizzo sempre questa, l'avevo presa da OVS, sì è di OVS, quindi facciamo prima la borsa del mare e poi la valigia. Abbiamo primo beauty, dove ho appunto messo l'olio solare, la protezione spray per il viso, la protezione per il corpo, questa è 30 per pelli sensibili, però al mare, nella casa al mare ho anche la protezione più alta. Ho questo che in realtà non stavo più utilizzando per i capelli perché sto provando altri prodotti, che dovrebbe essere appunto idratante per i capelli, e quindi questo lo spruzzo appunto se magari faccio il bagno o anche solamente un po' durante la giornata se sto in spiaggia, per idratare i capelli. Poi ho il mio adorato Carmex, questo alla ciliegia, è davvero buonissimo, il mio preferito, che è anche appunto l'SPF 15 per le labbra. E poi metto sempre due lenti a contatto di riserva, perché appunto io uso le lenti a contatto, però a volte magari facendo il bagno un po' si spostano, mi danno fastidio, e quindi preferisco avere anche quelle di riserva. Poi ho la mia borsettina, pochettina di Saint Barth, qui ci metto semplicemente il portafoglio, dentro delle salviettine e poi degli occhiali da sole, un po' così, diciamo che possono essere maltrattati e possono prendere sabbia eccetera, che non si graffiano, comunque se si graffiano non importa perché li avrò pagati 5 euro. Tengo sempre una bustina per magari mettere il costume bagnato, mettere un altro cambio, così appunto non sporca, non bagna l'asciugamento.
mano. Metto anche spesso un'acqua profumata, la mia preferita per l'estate ovviamente è quella di Sol de Janeiro, e la metto sempre qui dentro, quindi adesso devo fare anche questo. E direi che poi con la borsa del mare abbiamo fatto. Allora, iniziamo intanto con i pantaloni. Ah, tra l'altro questi non ve li ho fatti vedere, anche questi li ho presi da Tezenis. Sono dei cargo, però in stile lino, pantalone quindi leggero, mi piacciono davvero tantissimo. È blu. Ormai d'estate vivo solo con i pantaloni in lino, non voglio vedere jeans, pantaloni stretti eccetera, quindi gli unici pantaloni lunghi che tollero sono questi. Quindi ho sia questi blu ho messo, sia questi bianchi, questi sono di Stradivarius dell'anno scorso. Quindi due pantaloni per 2 giorni e mezzo/3, direi che vanno bene. Poi due magliette, abbiamo questa a maniche corte bianca e poi invece quest'altra che invece è un po' più corta, beige, anche questa di Stradivarius dell'anno scorso. Porto anche una felpa, questa blu di Zara, perché è possibile che di sera ci sarà freddo, anche se comunque porto anche un giubbottino in pelle. Poi, siccome voglio allenarmi lunedì, porto anche un set per allenarmi, sia con i pantaloni lunghi che con quelli corti, perché magari domenica se fa brutto tempo facciamo una bella passeggiata e quindi mi servono i pantaloni lunghi per la sera, invece poi la mattina se mi alleno utilizzo quelli corti. Poi ovviamente i costumi, ne ho messi due, ho messo sia questo nuovo di Tezenis che questo invece che è vecchio, che è mix, perché mi sembra che questo fosse top, fosse di Shein, e invece questo nero è sempre di Tezenis. Quindi anche questi. Metto anche poi il copricostume. Poi direi che manca il pigiama. Ecco il pigiama con il pantaloncino corto sempre. Poi due scarpe. Queste diciamo per stare appunto al mare. E poi invece queste, le Samba, comunque me le porto perché devo guidare, quindi preferisco avere le scarpe chiuse. Poi appunto se la sera c'è freddo preferisco avere la scarpa chiusa piuttosto che i sandali. Quindi queste le metto dentro una bustina. Mancano ancora i beauty, ovviamente, perché comunque in questi giorni ancora mi devo truccare, devo fare la skin care, quindi questi sono la cosa che aggiungerò per ultimo domani appena sono pronta, e anche qualcosa per sistemare i capelli, non so se la piastra o il ferro, penso di più il ferro. Bene, adesso devo armarmi di pazienza e fare la ceretta. In realtà ci metto veramente poco perché ormai diciamo che ho affinato la mia tecnica. Io utilizzo lo scaldacera, questo che ha le ricariche fatte così, mi trovo molto bene. Però sì, comunque diciamo che 10-15 minuti, più il tempo ovviamente di aspettare che la cera si scaldi, e poi penso avrò finito e mi metto a preparare un po' il pranzo. Valigia chiusa, borsa del mare pronta, qui ho la custodia per la macchina fotografica. Io sono pronta, questo è l'outfit di oggi, ho messo alla fine i pantaloni lunghi, quelli che appunto vi dicevo che ho preso a Tezenis, stile cargo però in lino blu, borsettina. Ovviamente fuori il tempo un po' così, un po' nuvoloso, perché quando devo andare al mare è sempre nuvoloso, però speriamo che esca il sole mentre sono in viaggio. Più o meno un'oretta e sarò al mare.
eccomi qua pronta per andare a cena. Alla fine, come avete visto, appena sono arrivata al mare stava piovendo ed era anche abbastanza nuvoloso. Poi per fortuna è uscito il sole, quindi per un'oretta e mezza circa mi sono messa qua nel mio giardino a prendere il sole. Speriamo che almeno domani la giornata sia migliore di quella di oggi. Adesso appunto siamo pronti per andare a cena. Ci saranno tanti stand nel lungomare, quindi avremo l'imbarazzo della scelta per quanto riguarda cosa mangiare oggi. Questo comunque è l'outfit: maglietta bianca, borsa bianca, giacchina, in realtà poi metterò sopra anche un giubbotto in pelle e i soliti pantaloni in lino leggeri. Eccomi qui, era tutto il giorno che non mi facevo vedere perché, come avete visto, stamattina ci siamo svegliati e ovviamente stava piovendo, quindi abbiamo fatto colazione con calma con i cornetti del bar, buonissimi. Quindi è stata questa la gioia della mattina, poi per fortuna è uscito il sole, quindi siamo andati un pochino in spiaggia a prendere il sole e poi questo pomeriggio invece c'era un po' troppo vento per stare in spiaggia, quindi abbiamo preso il sole in giardino. E adesso mi sono fatta la doccia e tra poco andiamo a prendere le pizze, le mangiamo qua a casa perché anche oggi gioca l'Italia, quindi guarderemo la partita mentre mangiamo la pizza. Partita finita, ho anche già chiuso la valigia perché domani mattina poi riparto, torno a casa, quindi direi che questo è tutto per questo vlog, weekly vlog, qualche giorno con me. Spero che vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia. Se avete visto il video fino alla fine, commentate con l'emoji del sole, visto che per quanto riguarda il meteo non sono stata troppo fortunata. Però comunque almeno mi sono un po' riposata e rilassata e ho staccato un pochino dalla vita di città. Come sempre vi ricordo di mettere mi piace al video, iscrivervi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video.